sede, portavoce dell'ambasciata tedesca presso il Quirinale, e nel porgere il saluto all'ambasciatore della Giordania che è qui accanto a me, invito anche Luca Milano a prendere posto. Vieni Luca, era prevista la tua presenza. E Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi. Saluto anche il responsabile del cerimoniale di Palazzo Chigi che vedo in sala. E vi abbiamo convocati per questo motivo semplice ma bello, e cioè l'annuncio che Sua Maestà il Re di Giordania, Abdullah II, farà visita accompagnato da Sua Maestà la Regina di Giordania, Rania, alla Basilica di San Francesco il prossimo 29 marzo per ricevere dai frati del Sacro Convento e dal custode Padre Mauro Gambetti la lampada della pace di San Francesco per la sua azione e il suo impegno tesi a promuovere i diritti umani, l'armonia tra fedi diverse e l'accoglienza dei rifugiati. A questo incontro di Assisi saranno presenti la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente del Consiglio del Governo italiano Giuseppe Conte, rispettivamente con delle delegazioni. È stato invitato anche il corpo diplomatico, sarà presente per il mondo ecclesiale il legato pontificio Agostino Vallini per le basiliche papali e ieri sera ho avuto modo di parlare con il cardinale Gualtiero Bassetti che rappresenterà i vescovi italiani. Il primissimo commento del cardinale Bassetti è stato questo ieri sera: è bello, se la meritava, ha fatto tanto. Accanto a me, e do subito la parola, l'ambasciatore del Regno Escemita di Giordania in Italia, Faiz Khoury, spero di pronunciarlo bene, al quale cedo la parola, prima di dire l'ultimissima considerazione. Il mondo è chiamato a scegliere tra paura e fiducia nell'altro. Noi optiamo per la fiducia. Alla luce di un cammino, non lo vogliamo dimenticare, che si apre oggi nella Chiesa, il cammino della Quaresima, per il cristiano è un momento forte di preghiera e la preghiera affina il cuore, l'anima e i gesti. Per chi non crede, un cammino animato dai valori, valori che sono dinanzi a noi sempre alti e davanti, altrimenti sarebbero dei bisogni. I bisogni sono quelli che sono dentro l'uomo, ma spesse volte, ecco, sono egoistici. Abbiamo bisogno invece dei valori che ci aprono agli altri e all'altro. Eccellenza, a lei la parola. Thank you, Padre. Grazie, Padre Enzo. I will start from your, where you finished your, comincerò dalle ultime parole che hai detto. The choice between faith and fear. La scelta tra fiducia e paura. And we definitely choose faith. E noi assolutamente scegliamo la fiducia. But I would like to add that we definitely choose peace also with faith. E vorrei anche aggiungere che noi assolutamente scegliamo la pace. Ladies and gentlemen, excellencies, signori e signore, eccellenze, padre, I would like buon pomeriggio. By thanking you, Padre, for inviting me here to speak next to you about our grazie, Padre Enzo, event on the 29th of March. Per avermi invitato a parlare dell'evento del 29 di marzo. Traditionally speaking, Jordan and Italy have always enjoyed excellent relations of friendship and close cooperation. Tradizionalmente Giordania e Italia hanno sempre avuto forti relazioni di amicizia e stretta collaborazione. And this was maintained
through relations of heads of government in Italy and His Majesty King Abdullah. E questo è stato mantenuto attraverso gli anni dalle relazioni diplomatiche e da Sua Maestà King Abdullah. And previous years with the late King Hussein. E prima, in anni precedenti, dall'ultimo re Hussein. But also it was maintained through the years and the decades through relations between the people of the two countries. E naturalmente queste relazioni amichevoli sono state mantenute dalle relazioni tra i popoli dei due paesi. With the strong relations between institutions of faith, whether that's through the churches and through the church and other religious Islamic organizations in Jordan. E naturalmente tramite rapporti tra le istituzioni religiose, la Chiesa italiana e le istituzioni invece islamiche giordane. So this is the, I would say, the start of highlighting how important this excellent relationship has been over the years. Questo è solo l'inizio per sottolineare come le relazioni tra i due paesi sono state importanti negli ultimi anni. Now I would like also to present my thanks and appreciation to Father Gambetti and the organizers of the Lamp of Peace Award. Io vorrei ringraziare anche Padre Gambetti e mandargli il mio apprezzamento a lui e agli organizzatori del premio Lampada della Pace a nome del popolo e del governo della Giordania. On behalf of the people and the government of Jordan, and my thanks to all of you of the media for your interest in this announcement today. E i miei ringraziamenti anche a voi, popolo dei media, per il vostro interesse in questo annuncio. What I would like to highlight here is that this Lamp of Peace Award is a testament to Jordan's efforts led by His Majesty King Abdullah II to promote peace and intra and interfaith harmony around the world. Quello che vorrei qui oggi sottolineare è questo: l'assegnazione della Lampada della Pace è una testimonianza degli sforzi della Giordania, guidata da Sua Maestà il Re Abdullah II, per promuovere pace e armonia tra diverse confessioni in tutto il mondo. We thank you very much for this timely recognition. The values that this prize champions, peace, harmony and solidarity, are values that our world is indeed in dire need of. Vi ringraziamo per questo riconoscimento, anche dicendo che i valori che questo premio promuove, quelli della pace, dell'armonia e della solidarietà, sono valori di cui il nostro mondo ha estremo bisogno. They are values that Jordan and His Majesty King Abdullah II have long held, spearheading a number of initiatives to bring us closer together, such as the Amman message, a common word, and the UN World Interfaith Harmony Week. Sono valori che la Giordania e Sua Maestà hanno da tempo posseduto e preservato, intraprendendo una serie di iniziative per avvicinarci, come il messaggio di Amman, una parola comune, e la World Interfaith Harmony Week delle Nazioni Unite. His Majesty's efforts towards harmony, solidarity and peace have been internationally recognized through the Templeton Prize, the Peace of Westphalia Prize and the Nazarbayev International Prize for contributions to nuclear disarmament and security, among others. Gli sforzi di Sua Maestà verso l'armonia, la solidarietà e la pace sono stati riconosciuti a livello internazionale attraverso il premio Templeton, il premio Peace of Westphalia e il premio internazionale Nazarbayev per i contributi al disarmo e alla sicurezza nucleare, tra gli altri premi. These efforts are vital to nurture the understanding we need for peace and harmony around the world while countering the spread of dark ideologies. Questi sforzi sono vitali per nutrire la comprensione di cui abbiamo bisogno per la pace e l'armonia in tutto il mondo, contrastando nel contempo la diffusione delle ideologie oscure. I thank you again, all of you, Padre, and look forward to seeing you in Assisi later this month. His Majesty, when His Majesty and where His Majesty will be receiving the award in Assisi. Vi ringrazio ancora per questo riconoscimento e non vedo l'ora di vedervi ad Assisi questo mese, dove Sua Maestà riceverà la Lampada della Pace. Bene, grazie Eccellenza, e grazie soprattutto perché
avete accolto il nostro invito e l'avete salutato con gratitudine. Prima di dare la parola a Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi, due iniziative che abbiamo cercato di vivere pochi giorni fa, l'emissione del francobollo celebrativo, perché questa premiazione si inserisce in quelli che sono gli 800 anni tra l'incontro tra San Francesco e il Sultano, un incontro fatto e vissuto all'insegna della fiducia e non della paura. E la seconda iniziativa, adesso ce la non l'anticipo, la darà, la detterà Luca Milano. Io vorrei soffermarmi brevemente su alcuni dettagli della visita del 29 marzo. Per quanto riguarda l'accreditamento, ecco, farete riferimento a Roberto Pacilio, che vedete qui, so che è conosciuto, è operatore validissimo. Per quanto riguarda gli aspetti del cerimoniale, c'è Alessio Antonielli. Per quanto riguarda invece lo svolgimento della giornata, ecco, vi comunico un po' quelli che sono i nodi essenziali. Alle 11 è previsto l'arrivo del re, accompagnato dalla consorte, insieme al custode ad accoglierlo, vi dicevo, cioè alle 11 sarà il Presidente del Consiglio Conte. Poi ci sarà il momento della preghiera in tomba, un momento silenzioso sulla tomba di San Francesco, e alle 11:40 arriverà la cancelliera Merkel e sarà il secondo momento, perché poi si esce dalla Basilica Inferiore e si va in Basilica Superiore. Lì davanti si ascolterà l'inno della città di Assisi attraverso le chiarine e si darà inizio alla premiazione con un concerto, tre o quattro brani, il tutto durerà 30 minuti, e poi i discorsi, il discorso del re, anticipato dai saluti e da una breve introduzione del custode del Sacro Convento, padre Mauro, della cancelliera e della cancelliera Merkel. La cancelliera Merkel praticamente ridonerà la lampada che gli è stata consegnata lo scorso anno. Dopo il discorso ufficiale del re si procede per una visita nella Basilica Inferiore, mentre gli altri ospiti raggiungeranno il Salone Papale, dove prenderà la parola, e saremo intorno alle 12:30, prenderà la parola il Presidente del Consiglio per un saluto, e si accomoderà in uno spazio apposito preparato per delle interviste. Nel Salone Papale ci saranno circa 200 giovani provenienti un po' dalle diverse esperienze italiane di accoglienza, di convivenza, di rispetto, e lì due giornalisti ci hanno dato la loro disponibilità, la saluto, stava qui poco fa, non so se è andata via, Lucia Annunziata e il direttore del Corriere Fontana, che porranno 6 o 7 domande, sono alcune cose che le stiamo ancora focalizzando, insomma faranno delle domande. Il tutto, grazie all'impegno della RAI, andrà in diretta su RAI News. Stiamo valutando l'aspetto della premiazione sulla prima rete, come avvenne l'anno scorso. Credo che non dovrebbero esserci difficoltà. Infine, dopo questo momento, un'agape fraterna con i frati, con questi ragazzi che vengono da esperienze anche di guerra, e con i giovani di Auxilium. Poi, subito dopo l'agape fraterna, verso le 16, prima dello scambio dei doni, la cancelliera presiede un momento davanti alla Basilica, perché ha donato al Sacro Convento
un pezzo del muro di Berlino e lì sarà inaugurato e benedetto. Dopodiché la visita termina e si concedono gli ospiti. Ecco, questo in sostanza il programma della giornata del 29. Evidente che alcuni dettagli saranno affinati lungo il percorso, molte informazioni le troverete sul sito della Basilica sanfrancesco.org e dove ci renderemo disponibili per tutto quello che servirà. Ora vorrei dare la parola a Luca Milano perché accompagna questo anno centenario un'iniziativa che a noi francescani è molto cara. La RAI sa quando abbiamo premuto per ottenere in modo particolare Luca Milano e siamo arrivati addirittura d'arrivo con una felice coincidenza che è quest'anno dell'ottocentenario. Luca, a te la parola. Grazie. Io, signor ambasciatore Padrenzo, sono quasi imbarazzato di fronte a una notizia così grande, bella e importante come quella dell'assegnazione della lampada della pace, a parlare di questo piccolo aspetto. In realtà è una cosa piccola che però va nella stessa direzione, la direzione di comunicare, di parlare, di formare in particolare i giovani. E noi come RAI ragazzi parliamo ai ragazzi e alle loro famiglie e dopo un lungo tempo di preparazione abbiamo finalmente avviato la produzione di un cartone, un film d'animazione su San Francesco. Non è stata una cosa facile perché bisogna essere semplici, perché ci rivolgiamo ai ragazzi, c'è un messaggio semplice, non bisogna essere banali, perché anche questo è un rischio, perché il messaggio di Francesco è semplice ma è profondo e quindi nel film si toccheranno i momenti essenziali della sua vicenda, la chiamata, la povertà, l'amore per il creato, tutti molto attuali oggi, con una particolare attenzione al tema della pace, quindi anche simbolizzato dall'incontro tra Francesco e il sultano. Il film sarà pronto a fine anno, lo trasmetteremo sulle reti RAI e poi verrà distribuito a livello internazionale e devo dire che generalmente i prodotti per ragazzi, i cartoni animati italiani sono spesso molto ben accolti anche dalle televisioni arabe del Medio Oriente, quindi speriamo che abbia una circolazione molto ampia. Grazie Luca. È un cartone animato per noi importantissimo perché la crescita, la maturità, l'educazione, ecco, parte dai primi passi che i bambini fanno e far conoscere dei modelli belli, rispettosi, dall'animo inclusivo, io credo che fanno sperare in una società migliore. Ecco, terminiamo questa conferenza stampa ringraziandovi per l'attenzione e non so se ci sono delle domande. Piero, ti è tutto chiaro? No, sarebbe interessante soprattutto. Ti vorrei chiedere, ecco, come di fronte anche agli eventi internazionali che stiamo vivendo in questi giorni, in particolare gli ultimi sviluppi anche della guerra in Siria. E un mese fa il documento molto importante di Papa Francesco e di Al-Tayeb, ecco, come si contestualizza questo incontro che diventa anche, diciamo, un modo operativo, ecco, per vivere il messaggio di pace lanciato ad Abu Dhabi e nello stesso tempo per seguire le notizie ancora della guerra di Siria che non è finita.
Per quanto riguarda il documento che il Papa ha firmato, noi ci stiamo muovendo, questa consegna rappresenta un continuare, ecco, e vivere questo documento, perché in fondo scriviamo pagine di fraternità e di rispetto reciproco, promuovendo e favorendo, ecco, i diritti delle minoranze e la possibilità che altri possano partecipare. E questo lo facciamo sensibilizzando, il nostro compito è questo, poi le scelte sono chiamati a farli altri. A noi interessa che, io dico sempre, che molti non leggono la Bibbia ma leggono le pagine della nostra vita, quindi tutto va in questa direzione, no? E per quanto riguarda la pace, il primo compito nostro è quello di impetrarla e chiederla ai piedi della tomba di San Francesco, che la pace l'ha presa di petto e ne ha fatto un monito per se stesso, per i suoi frati e per la società. A tal proposito ricordo, e nella cartella credo l'abbiamo messo, la lettera che San Francesco ha scritto ai reggitori dei popoli. Ecco, in fondo è continuare quel tipo di messaggio, ecco, continuare a sensibilizzare i governanti sul tema così caro della pace e della convivenza pacifica. Allora, sono Giuseppe Rusconi, Inside the Vatican e www.rossopurpura.org. Nel vostro mensile San Francesco leggo un articolo sulla cosiddetta prova del fuoco, che è affrescata anche nella Basilica di Assisi e che fa riferimento alla leggenda Maior di San Bonaventura, secondo la quale San Francesco, nell'occasione, non andò in gita di piacere a incontrare il sultano, cercò di convertire il sultano predicando le buone ragioni del Dio Uno e Trino, invitando i musulmani a abbandonare ciò che avevano occupato, la Terra Santa, eccetera, e poi si offrì di entrare nel fuoco. Nell'articolo ci sono alcune allusioni al fatto che la leggenda di San Bonaventura sarebbe un po' fantasiosa, eccetera, però non si dice chiaramente. Allora vorrei sapere qual è la credibilità storica della versione fornita da San Bonaventura di questo incontro non buonista, secondo San Bonaventura, che Francesco ebbe con il sultano. Sì. Grazie. Una domanda molto interessante, e lo posso dire, Piero, io non volevo dirlo, ma io e Piero D'Amosso stiamo scrivendo a quattro mani un volume proprio su questo incontro, dove la prima parte farà il punto su questo incontro, facendo anche sintesi di alcuni autorevolissimi studi. Penso al professor Cardini, che scrive anche per la nostra rivista, e altri storici, e poi una seconda parte legata all'attualità di questo messaggio, come questo rivive. Dovrebbe uscire a settembre questo volume. Esce a settembre. E quindi rimando a questo testo. Ad un primissimo accenno io faccio la sintesi di quell'incontro, e ne ho scritto diverse volte, dove dico che Francesco, quando torna in Italia, dice ai suoi frati il modo di stare e di andare tra i non cristiani. Lui usa una parola che la dobbiamo leggere nel contesto del 1200, no? Gli infedeli. Io l'ho messa tra virgolette, oggi sono altri i termini, no? Che si adoperano. Sono tre le indicazioni. Francesco dice, quando andate tra di loro non siate litigiosi, prima cosa. Quindi cosa significa? Andate con un animo pacificato interiormente ed esteriormente, non siate litigiosi. Il secondo dice, quando
ritenete opportuno, annunciate il Vangelo. Cioè cercate di accorgervi, io lo applico così, di quanto è il momento è buono, di quando l'atto è anche pronto ad ascoltarvi. All'inizio però molti non lo dicono, ma anticipa con un'affermazione questi due stili che Francesco desidera. È chi è ispirato da Dio e vuole andare tra i non cristiani. Cosa significa chi è ispirato da Dio? Significa chi è ispirato dalla sua paternità, perché Francesco vede Dio come padre e quindi desidera dagli altri, io dico sempre, non degli occhiali neri, ma degli occhiali celesti. Cioè gli occhiali celesti sono quelli che permettono di vedere l'altro come fratello. Ecco, quindi da questo aspetto. Nel dettaglio, per la prova del fuoco, ci sono due grandi dibattiti. C'è chi dice che non c'è stata quella prova del fuoco, è solamente un fatto leggendario, ma c'è stato l'incontro, ce ne sono anche delle prove testimoniali con delle pietre, delle lapidi meglio, in un cimitero vicino a Damietta. E l'altra leggenda dice che si sono parlati, hanno colloquiato, sono stati diversi giorni insieme e il testimone di questo incontro è custodito nella Cappella delle Reliquie ad Assisi, che è un corno che ha avuto la funzione di lasciapassare, cioè il sultano Melek el Kamil, vedendo i pericoli e le possibili imboscate che il monaco, così viene descritto dalle fonti musulmane, potesse raggiungere tranquillamente Assisi. Ecco, quindi questo è, e la dice lunga sull'amicizia e la fiducia che c'è stata tra il sultano e San Francesco. Sì, sì, padre Enzo, ma qual è, la mia domanda era, qual è la credibilità storica della leggenda Maio di San Bonaventura? Io rimando a questi due studi. Dobbiamo aspettare quanto? E poi 6 o 7 mesi? Settembre diremo la nostra. Lei non può dire niente al momento. Non voglio anticipare la sintesi del volume. Dobbiamo aspettare a settembre, sì, se vivremo ancora, naturalmente. Sì, lunga vita. Bene, allora, va bene? Buon cammino e grazie. Grazie.